la causa dell'obesità può essere multifattoriale ed è una chirurgia che deve arrivare dopo un percorso che il paziente deve intraprendere per essere sicuri della diagnosi eziologica e per avere anche un maggiore controllo di quelli che possono essere i fattori che complicano l'intervento chirurgico. Dico questo perché accanto all'obesità si sviluppano sempre delle patologie conseguenti spesso a questa condizione, che sono in genere l'ipertensione, il diabete, la dislipidemia, sono tutti fattori che possono aumentare il rischio tromboembolico, infartuale, il rischio di ictus cerebrale. Quindi il paziente deve entrare in un percorso in cui viene prima studiato clinicamente, deve affrontare anche una valutazione psicologica, perché accanto al problema nutrizionale esiste quasi sempre un problema di equilibrio psicologico di questi pazienti. E dopo aver fatto questo percorso e quindi aver fatto una valutazione dei rischi, allora il paziente può approdare alla chirurgia dell'obesità. Noi nella classificazione degli interventi per proporre gli interventi a questi pazienti, chiaramente non andiamo a naso o a occhio, necessariamente rispettiamo dei parametri che la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità ha inserito in linee guida ben strutturate e congegnate. Il nostro centro è un centro accreditato SICOB ormai dal 2015, è un centro che segue centinaia di pazienti, in quanto non è solo l'atto chirurgico che è riservato al paziente, ma il paziente per assicurare un risultato di lunga durata viene arruolato, viene studiato, viene operato, ma viene anche seguito e non viene seguito solo dal chirurgo. Anzi, dopo l'intervento il chirurgo ha un ruolo non secondario, però non primario. Il problema importante è quello di seguire dal punto di vista nutrizionistico la persona che dopo l'intervento va incontro a delle modifiche necessarie per quanto riguarda la sua sfera nutrizionale. Il follow-up che noi facciamo è un punto importante per quanto riguarda l'accreditamento del centro, che prevede non solo un certo numero di interventi, ma anche una tipologia ben strutturata di professionisti all'interno del centro e poi questo famoso follow-up. Il nostro centro sino ad ora ha eseguito più di 1.000 interventi, tra bendaggi gastrici, sleeve gastrectomy, bypass gastro-regionale, cosiddetto RUNAI, quello tradizionale, il primo bypass che è stato messo a punto. Noi eseguiamo anche una modifica di questo bypass tradizionale, che sarebbe il bypass funzionale esplorabile modello Lesti, e poi il mini gastric bypass, quindi eseguiamo un'ampia tipologia di interventi. Utilizziamo anche il BIB, il pallone intragastrico, per preparare i pazienti, soprattutto quelli con un problema di obesità maggiore. Li facciamo dimagrire per 6 mesi con il palloncino, poi lo rimuoviamo e li operiamo dopo 2 mesi. Quindi di pazienti chirurgici abbiamo superato il migliaio di pazienti. Poi seguiamo i pazienti anche dal punto di vista nutrizionistico e psicologico, per cui il numero si eleva ancora di più. Il percorso che il paziente fa prevede una prima visita con il chirurgo, essendo un centro di chirurgia dell'obesità. E dopo la prima visita si decide il tipo di percorso da eseguire.
potrebbe essere un percorso essenzialmente solamente nutrizionistico e psicologico, per cui il paziente poi viene indirizzato dal nutrizionista e dallo psicologo per seguire il percorso individuato. Se il paziente presenta un'obesità maggiore, quindi con un indice di massa corporea superiore a 35, con le comorbidità tipo ipertensione, diabete, dislipidemia, patologie articolari, soprattutto quelle degli arti inferiori, oppure se hanno questi pazienti più di 40 di indice di massa corporea, allora vengono indirizzati verso un percorso di studio clinico per approdare poi all'intervento chirurgico. Il percorso di studio clinico prevede la gastroscopia come uno studio fondamentale, in quanto il nostro organo bersaglio principale è lo stomaco. Vengono sottoposti alla radiografia del torace, una visita cardiologica per fare un punto della situazione del rischio cardiovascolare, un Doppler degli arti inferiori per valutare il rischio tromboembolico per quanto riguarda le varici degli arti inferiori. Viene inquadrato dal punto di vista nutrizionistico e viene valutato da due psicologhe con un colloquio clinico. Psicologia clinica e poi sottoposti a un test di idoneità psicologica. Poi c'è anche diciamo, il fattore individuale, per cui il paziente che ha problemi neurologici lo facciamo studiare dal neurologo, il paziente con problemi endocrinologici lo facciamo studiare anche dall'endocrinologo. Fatto un quadro generale, il paziente torna dal chirurgo che fa una valutazione completa, dà l'indicazione all'intervento chirurgico e sottopone al paziente il consenso informato e poi il paziente torna dopo per il tempo che viene necessario per discutere di nuovo dell'intervento, firmare il consenso informato e viene inserito in lista d'attesa o in lista operatoria per l'intervento chirurgico. E il nostro centro di chirurgia dell'obesità è accreditato SICOB ormai dal 2014. L'accreditamento è stato frutto di un lavoro molto duro, in quanto per ottenerlo bisogna superare 50 interventi di tre tipologie diverse di intervento bariatrico. Bisogna avere la terapia intensiva all'interno della struttura e la rianimazione all'interno della struttura. Bisogna avere un'equipe multispecialistica completa secondo le richieste della società scientifica e bisogna avere un follow-up di almeno il 50% di tutti i pazienti operati. E infine bisogna inserire tutti gli interventi chirurgici all'interno del registro nazionale SICOB. Noi abbiamo dal 2014 soddisfatto tutte queste richieste. Ci tengo a precisare che la presenza della rianimazione all'interno della struttura è un punto fondamentale per la sicurezza del paziente in primis, ma anche per la serenità del chirurgo, in quanto tantissimi di questi grandi obesi ha delle patologie, soprattutto respiratorie, che potrebbero compromettere la riuscita dell'intervento nel post-operatorio soprattutto.